The Michelin Guide Star Revelation for Great Britain and Ireland 2021. Here are the winners and Chef Adolfo De Ceco, Casa Fofo in London. No way. I will. Thank you so much. Prestigioso riconoscimento per Adolfo De Cecco, lancianese 35enne che con il suo ristorante Casa Fofò a Londra ha conquistato una stella Michelin. La notizia è stata accolta con entusiasmo nella sua città ed il sindaco Mario Pupillo insieme al presidente del Consiglio Comunale Leo Marongiu gli hanno conferito un attestato di merito essendo anche il primo chef lancianese ad aver ricevuto l'importante riconoscimento internazionale. Insomma l'emozione non è mancata, come è nata Casa Fofò? Allora Casa Fofò è nata da una voglia comunque di metterci in proprio, ho lavorato in eh, ristorazione per 15 anni e abbiamo avuto questa occasione di prendere questo locale e quindi abbiamo deciso di... Ok, di prenderle, e quindi abbiamo impostato tutto questo, questo ristorante proprio come vorremmo noi che un ristorante fosse, quindi molto accogliente, molto un po' italiano diciamo, l'abbiamo chiamato appunto casa perché accogliamo, accogliamo i nostri ospiti come se fosse proprio casa nostra. È un ristorantino piccolino, cucina il, a vista? Cucina a vista, praticamente usiamo prodotti che cerchiamo da produttori che lavorano in modo ecosostenibile, quindi su tutti i prodotti locali. Il menu sono sette portate e varia a sfumature un po' da tutto il mondo, quindi c'è una grande influenza italiana come un'influenza asiatica. Il nome è Casa Fofò? Casa Fofò, appunto casa perché il ristorante è strutturato in quel modo e Fofò era il, nome, è il soprannome di mio nonno che per me era come, come un padre e anche la persona che secondo me indirettamente mi ha trasmesso questa passione per la cucina. Quindi ho dedicato questo ristorante a lui. Lei ha detto un punto di partenza perché vogliamo riaprire. Certo, è stato, è stato, è stato un traguardo ma anche un punto di partenza e comunque questo ci invoglia a fare, a fare meglio, ci dà motivazioni, specialmente dopo quest'anno che è stato abbastanza duro, questa è stata una, una cosa positiva, un bel regalo che, ci, che ci, dà, ci dà forza di ripartire. Uno degli ultimi piatti inseriti nel menù? Gli ultimi piatti inseriti nel menù quindi sono questi bottoni ripieni di una pasta di mandorle con un brodo di granchio e grasso di manzo invecchiato.